a scuola di TV con Canale 74. Perché le informazioni arrivano, vedrete poi nella nostra mail di redazione, ci scrivono un po' tutti. Prima eravamo della categoria giornalisti che usciva e cercava delle notizie, ora invece sono tantissime le notizie e le informazioni che arrivano. Di finanza ci manda un report dove ci dice che oggi ci sono state delle azioni. Quando noi arriviamo a quest'ora, tra poco arriva anche il direttore e la mia collega, cominciamo scrivendo scaletta TG20 gennaio, c'è scritto AX, lo vedete, c'è una piccola AX davanti, significa sì. Apex, cioè significa servizio, partirà un servizio in televisione. È stata una giornata fantastica per gli 80 piccoli studenti di classe terza, quarta e quinta. Si ripete la situazione, ma ogni volta con uno sviluppo diverso. Ovvero essere utenti dell'espressione popolare. Siamo andati a visitare il giardino perché c'era giunta voce che erano stati compiuti degli atti vandalici. Con l'immagine di Rita che ci accoglieva con il suo sguardo, abbiamo trovato un disastro. Feste di accoglienza e di fine anno scolastico dei bambini della scuola materna hanno rovinato alcune cose, tutti i tavoli, il legno, hanno rimosso la targa con scritto il giardino di Rita. Il secondo episodio è avvenuto il 9 gennaio 2017 era frequentato da ragazzi che andavano lì per fare cose non belle. Facciamo il montaggio, io ho aperto il software di montaggio che si chiama Edis. Monica 10 ha partecipato allo spettacolo teatrale Isidoro e le tre parole, presentato dal laboratorio musicale e uffici del dolore. Dobbiamo togliere tutti questi errori, tutte le cose che non ci servono. Io gli ho fatto gli effetti per dargli un movimento alle foto della sfumata. Abbiamo in questo schermo grande le due telecamere con cui lavoriamo dentro nelle studio, la camera 1 e la camera 2. Ho preparato qua uno studio virtuale per voi con il logo di Scuola di TV dove voi farete il vostro telegiornale. Dele del download, appena sentiamo il suono, poi carichiamo la 2 anche per sicurezza. Sì, così. Attenzione che cominciamo. Trovati con
informazione di Canale 74. Susan, vedo che ci siamo in un'onda, guarda. Buongiorno, bentrovati con l'informazione di Canale 74. Però non posso respirare io. Attenzione! La scorsa settimana gli alunni del plesso Poi Domani di Modica hanno partecipato allo spettacolo teatrale Isidore, le tre e l'arancia. Oggi ospiti dei nostri studi, ragazzi della quinta A della scuola dell'Istituto Raffaele Poi Domani. Sono venuti in redazione a toccare con mano la vita della redazione, della regia, come si realizza un telegiornale, dopo che una giornalista, Silvia Crepaldi, è andata a scuola a spiegare come si realizza un articolo e i principali principi del giornalismo. Adesso sono venuti appunto nei nostri studi. Che cosa vi è piaciuto di più dopo aver fatto questa esperienza? Ma a me è piaciuto fare l'articolo. Quindi proprio il lavoro della giornalista, di cercare la notizia? Sì. Tanto come ti chiami? Antonio. E a te quale tipo di lavoro è piaciuto di più? L'articolo. Quindi proprio fare il giornalista? Sì. Addio! E io mi chiamo Flavia e mi è piaciuto di più fare il giornalista, l'articolo. Io mi chiamo Cristina e mi è piaciuto fare il lavoro della giornalista. Io sono Sofia e anche a me è piaciuto fare il lavoro della giornalista. Ma è come ve l'aspettavate il lavoro del giornalista o della redazione? No. Ve l'aspettavate diverso? Sì. Quella cosa che vi ha stupito di più? Il giornalista. Ah, proprio il lavoro del giornalista? Sì, io mi chiamo Giulia e mi è piaciuto il giornalista. Io mi chiamo Elaria e a me è piaciuto anche il lavoro della giornalista. Io mi chiamo Sofia e anche a me è piaciuto il lavoro della giornalista. Ma del lavoro della giornalista cosa vi è piaciuto di più? Proprio scrivere l'articolo? Sì, anche a me! Io mi chiamo Daniel e mi è piaciuto anche a me il lavoro della giornalista. Io mi chiamo Asia e mi è piaciuto di più di tutti e la tecnica regia. Quindi il montaggio? Sì. L'associare l'audio alle immagini. Sì. Io mi chiamo Rachele e anche a me mi è piaciuto molto fare il tecnico di regia. Io mi chiamo Vittorio e mi è piaciuto pure a me fare il tecnico di regia. Io mi chiamo Alessandro e anche a me è piaciuto fare il tecnico di regia. Io sono Rebecca e mi è piaciuto il lavoro della giornalista. Io sono Aurora e mi è piaciuto il ruolo della giornalista. Piacere, io sono Giorgio Ruta e mi è piaciuto fare il lavoro del tecnico regia. E io mi chiamo Luca e a me mi è piaciuto il lavoro della giornalista. Io mi chiamo Sofia e mi è piaciuto il lavoro della giornalista. Io mi chiamo Giulia e mi è piaciuto il lavoro della giornalista. Ma pensate che può essere un lavoro che vi piacerebbe fare da grandi? Sì. Ma non troppo. Qualcuno sì, qualcuno no. Io mi chiamo Noemi e mi è piaciuto il lavoro del giornalista. Quindi anche a te andare a cercare la notizia? Sì. Bene, ora i ragazzi hanno preparato un piccolo telegiornale per voi, lo andiamo a vedere. Buongiorno, bentrovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo oggi parlando dei gravi atti di vandalici che si sono verificati nelle scorse settimane al giardino di Rita, lo spazio verde vicino al plesso scolastico Raffaele Poi Domani, in via Sulsenti, nel quartiere Sorda Modica. Un giardino dedicato a una bambina scomparsa
scomparsa. Sentiamo. Gravi atti vandalici nello spazio verde denominato il Giardino di Rita, che si trova adiacente al presso Raffaele Poidomani in via Sulsenti, nel quartiere Sorda a Modica. Si tratta di un piccolo giardino dedicato alla piccola Rita, una bambina che è prematuramente volata in cielo. La scorsa settimana con le nostre maestre siamo andate a visitare il giardino perché ci era giunta voce che erano stati compiuti degli atti vandalici. Da qualche mese hanno iniziato a frequentare il giardino persone che hanno rovinato alcune cose. Tutti i tavoli in legno sono stati danneggiati con disegni e scritte. Il coperchio di uno dei bidoni, dei rifiuti, è stato rotto. In alcune zone del prato sono state estirpate delle zolle di erba e le siepi di dimorfoteche piantate attorno all'albero dell'ulivo sono state stradicate. Inoltre si sono registrati due episodi molto gravi. Il primo avvenuto intorno alla fine del mese di ottobre 2016, in cui ignoti hanno rimosso la targa con scritto il giardino di Rita. E il secondo episodio, avvenuto il 9 gennaio 2017, in cui essere divelta è stata la targa con su impressi gli occhioni di Rita, ritrovata riversa sul prato. Abbiamo lasciato un giardino pulito, accogliente, ordinato, ma soprattutto vivo. Con l'immagine di Rita che ci accoglieva con il suo sguardo, abbiamo trovato un disastro. E proprio in merito al giardino di Rita, ricordiamo come e perché è nato questo luogo, che è uno spazio verde dedicato ai più piccoli, ma anche alle famiglie per tante feste di quartiere. Vediamo. Il giardino di Rita è stato uno spazio verde che è stato inaugurato il 2 ottobre 2014, nel giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi. Prima di allora l'area era in stato di abbandono, le panchine resistenti erano state distrutte, c'erano scritte e brutti disegni, tantissimi rifiuti lasciati in giro, le aiuole incolte, le barce, le erbacce avevano preso il sopravvento e lo spazio era frequentato da ragazzi che andavano lì per fare cose non belle. Per restituire questo spazio agli abitanti della zona, i componenti del comitato di quartiere Educhiamoli a Crescere, assieme a tanti volontari, con un lavoro immane durato oltre 2 mesi, avevano bonificato l'area, tagliato alberi e siepi, curato le aiuole, mettendo a dimora fiori ed alberi, tra cui un bell'albero di ulivo, trapiantato zolle per creare 2 bei tappeti erbosi, fissato nuovi tavoli e panche in legno, ridipinto con colori vivaci. Nel tempo il giardino è diventato un luogo di ritrovo per tanti bimbi, ragazzi, famiglie. Sono stati organizzati tanti eventi, tra cui un mercatino di solidarietà, una festa dello sport, feste di fine estate, feste di accoglienza e di fine anno scolastico dei bambini della scuola materna che si trova lì vicino. La scorsa settimana gli alunni del plesso Poidomani di Modica hanno partecipato allo spettacolo teatrale Isidoro e le tre mellarance, presentando dal laboratorio musicale Le officine sonore, una favola per parlare di amicizia, amore e rispetto. Gli alunni del plesso Raffaele Poidomani di Modica, giorno 10 gennaio 2017, hanno partecipato allo spettacolo teatrale Isidoro e le tre mellarance, presentato dal laboratorio musicale Le officine sonore. È stata una giornata fantastica per gli 80 piccoli studenti di classe terza, quarta e quinta, che sono stati ospitati nella palestra del plesso Giovanni Falcone per assistere allo spettacolo teatrale tratto dalla fiaba Le tre mellarance di Giovan Battista Basile, per la regia di Luca Iacono e le musiche del maestro Peppe Arezzo. La favola racconta come non c'è niente di più bello della ricerca dell'anima gemella. Il principe Isidoro, arrivato in un bosco incantato, conoscerà dei simpatici amici che cercheranno in tutti i modi di aiutarlo nella sua ricerca, grazie soprattutto al dono delle tre mellarance magiche. Tutta la storia ruota attorno a questo frutto magico, la mellarancia, e proprio dal frutto si sviluppa il senso ciclico della vicenda. Si ripete la situazione, ma ogni volta con uno sviluppo diverso.
I piccoli spettatori hanno seguito con molta attenzione, affascinati dalla coinvolgente interpretazione dei tre attori che hanno dato voce e corpo a diversi personaggi, offrendo connotazioni simpatiche e mutevoli. Nel corso di tutto lo spettacolo vengono esaltati valori importanti come l'amicizia, l'amore e il rispetto per gli animali, l'importanza per la parola data, fino ad arrivare al perdono e alla certezza che nella vita la bellezza esteriore conta poco se non si è belli dentro. Questo è tanto altro per restituire alla fiaba l'utilizzo per cui è nata, ovvero essere autentica espressione popolare. A conclusione, gli alunni hanno potuto interagire con gli attori ponendo loro delle domande interessanti e riflettendo sulle tematiche proposte nella fiaba. Questo è l'ultimo servizio. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Bene, anche questa puntata di A Scuola di TV termina qui. Dai bimbi della quinta un saluto, vi salutiamo. Ciao! A Scuola di TV con Canale 74.